Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Cucina Buttata. Siamo ad ottobre, tra una settimana dovrebbe essere Halloween tendenzialmente più o meno e quello che vorremmo fare è una ricetta a tema autunno. Ce ne sono state tante, la zucca è stata usata in tutti i modi ma non l'abbiamo usata in una delle sue applicazioni forse più divine. Molti di voi non lo conosceranno, altrettanti di voi lo ameranno, sto parlando del Pumpkin Spice Latte. Per chi non lo sapesse, il Pumpkin Spice Latte è una ricetta limitata solamente per il periodo di ottobre, giusto? Sì. Dalla regia mi dicono di sì. Di Starbucks. Alcuni di voi diranno Starbucks, quello che fa i cosi di caffè osceni. Io odio il caffè in generale nella vita, quindi qualsiasi cosa abbia il caffè dentro tranne il tiramisù tendenzialmente non mi fa impazzire. Ecco perché oggi ho una sorpresa per voi. Cercando di mantenere il più possibile la distanza di sicurezza vi presento Valentina. Così va bene. Fatti vedere Valentina, fai una sfilata per noi. Il problema è che loro mi hanno detto: come ti sei vestita a te? Ma io mi vesto normalmente così. Ho anche il cappello dopo. Vale, 33 anni e non sentirli. Valentina, per chi non lo sapesse, è una esperta del Pumpkin Spice Latte. Ieri ho visto un suo post. Cosa che dicevi? Che praticamente volevo un Pumpkin Spice Latte, non potendo andare a Londra, ero in astinenza seria. E lui mi scrive dicendo: ma io domani ne faccio uno. Ed eccomi qui, autoinvitata praticamente. Io non ricordo il sapore del Pumpkin Spice Latte, la cosa positiva è che oggi lo scopriremo. Valentina è come se avesse assaggiato ieri, quello dovesse essere un successo e qualora voleste farlo anche a casa vostra, taggateci su Instagram in modo da farci vedere che cosa avete creato. E soprattutto invitatemi a berne uno, grazie. Ha già rotto il cazzo, possiamo dirlo? Tu sai in che cucina sei capitata? Buttata, sì, guarda, sai ho già fatto la vita, la cucina mi mancava ma... Passiamo quindi agli ingredienti? Per fare il Pumpkin Spice Latte avremo bisogno di... una zucca, una tazza e mezzo di zucchero, una tazza e mezzo d'acqua, 6 stecche di cannella, un cucchiaio di chiodi di garofano, un cucchiaio di zenzero tritato, 2 cucchiai di noce moscata, una tazza di latte, un oz di caffè, non chiedetemi cosa sia un oz, ma lo scopriremo insieme, mezza tazza di panna e basta. Iniziamo. Gli americani prendono per scontato che esista già un posto dove comprare il purè di zucca, che io non ho trovato, e allo stesso tempo delle spezie per la pumpkin pie che andremo a creare. Quindi fondamentalmente ho pensato che la cosa più intelligente da fare fosse prendere tutti gli ingredienti base e comporre quelli più difficili da trovare in modo che tutti quanti potessero crearlo. Partiamo subito con la prima cosa, il purè. Ci vuoi un po' introdurre questa bevanda? Praticamente è una bevanda che fanno appunto per il periodo di Halloween. Gianmarco non aveva idea neanche che fosse una bevanda quando abbiamo iniziato a prepararla. Di base è qualcosa di dolce ma anche molto speziato. Di solito la cosa che senti di più è la cannella, i chiodi di garofano. E poi c'è quel dolcino che rilascia la zucca, che è molto piacevole. Cioè tu devi essere proprio onesta. No, se non è buono tu mi offri una cena come minimo. Ma che ti sei, scusa? Mi hai attirato in questa casa promettendomi una gioia, se fa schifo come minimo mi devo una cena. Iniziamo subito col praticare i tagli nella zucca. Evitate di tagliare qua perché è troppo duro e invece andategli attorno, quindi con molta pazienza. Mamma mia. Ok, poi dall'altro lato a me taglio. Io ho davvero terrore che si tagli. No, impossibile. No, Guglielmo, guarda, è un disastro, ma non si è ancora amputato niente in cui... Ma eccolo, ma... eccolo. Mi raccomando ragazzi, fate attenzione perché è dura. Se riuscite trovate le zucche quelle lì più piccoline, arancioni, che sono belle dolci. Io ho trovato purtroppo solamente questa, ma comunque mi ritengo soddisfatto. Guardate che succede, la magia adesso. Pornografico. Ah. Step 2 con la zucca. Sai che i semi li puoi essiccare? Silenzio. Sì, si possono fare al forno. Buonissimi. Sì, buonissimi. Andiamo a scavare col cucchiaio e eliminare completamente tutti quanti i semi. Come dice Valentina, sono buonissimi secchi. Quindi qualora doveste essiccarli, invitate Valentina a cena da voi, che così evitiamo di averla noi in mezzo ai coglioni. Non hai mai mangiato i semi di zucca? No. No, non li ho mai mangiati, ok? Un aggettivo per definire la zucca al forno, vale? Magica. Ma vai a cagare! È vero, però, è un bel termine. Magica, magica zucca. Orecchie aperte. Prendete la zucca, faccia in giù, sulla teglia del forno. Infiliamo. Oddio santo. Infiliamo dentro al forno e raga, deve proprio collassare su se stessa. Valentina, tu sei una doppiatrice, vero? Vorrei. Diciamo che ci stiamo lavorando. Scusa. Fai pure, caro, tu i tuoi semi di zucca. Allora, andiamo avanti, prepariamo il topping di spezie in modo da avvantaggiarcelo. Nel frattempo, Vale, se vuoi fare uno spuntino, questo è per te. Sei felice di vedermi. Avremo bisogno di un cucchiaino da te.
niente. Purtroppo non ho comprato la cannella in polvere, l'ho presa solamente in stecche e quindi ora devo riuscire ad averla in polvere. Secondo me è meglio se ti metti sul tagliere, tieni la ferma e vai. Così dovrebbe essere molto più comodo. Ma è una vera esperta allora. Una vera esperta. Scusami, fammi doppiare, tu ridi una vera esperta e lo dico io. Una vera esperta. Prosperoso. Stai parlando di Vale? Oggi sono anche tutta bella accollata. Facci fare subito visualizzazioni. Alla fine un cucchiaino scarso di cannella. Mi fai vedere perché tu stai lavorando nell'ombra. Cavaliere oscuro. Sì. Già non sarà un vero pumpkin spice perché... Un cucchiaino scarso. Io posso dire una cosa, Valentina, quella è la porta, sei sempre in tempo per prenderla. Un cucchiaino di cannella macinata. Un quarto di cucchiaino di noce moscata macinata. Secondo me sei un tirchio. Secondo me sei una rompicoglione. Heisenberg. Un quarto di cucchiaino di zenzero. E un ottavo di chiodi di garofano macinati. Mischi. Cretino. Che odio tuo cugino. Momento di approfondimento col nostro naso. Allora, tutto molto buono. Se ci fosse un po' più di cannella, forse. Sì. Secondo me manca un po' di cannella. Aspetta. Sti cazzi, andiamo avanti. Mancano gli ultimi 11 minuti e le tiriamo fuori. Vuoi raccontarci una storia? Riesci a raccontarla in 40 secondi? Ma in 40 secondi ci provo. E allora fuori da questo canale. Allora vai, una storia di terrore in cui tu sei coinvolto. Sarò il suo mimo dietro. Io gioco di ruolo dal vivo, quindi stavo facendo questo evento a tema Stranger Things. Visto che dovevo fare una seduta spiritica in gioco, Guglielmo si offre di darmi la sua, dicendo: io te la regalo, basta che tu non la faccia mai più rientrare in questa casa. Quindi mi faccio dare questa tavola Ouija e vado all'evento. Faccio questa seduta spiritica e avevo letto che bisogna chiedere il nome allo spirito, perché sennò si arrabbiano. Non volevo creare un nome reale, quindi ho detto butto lettere a caso e l'unica che scelgo è stata la G in onore di Guglielmo. Esce questa parola mai sentita prima, Gluscap, e penso, ammazza, potevo impegnarmi un pochino di più. E vedo che invece uno dei ragazzi in gioco mi regge questa storia dicendo: sì, certo, Gluscap era un eroe Wabanaki. Lui continuava a parlare di questo Gluscap finita la seduta spiritica. Io gli dico: guarda che l'ho inventato a caso questo nome. E lui mi dice: tu hai inventato questo? E mi fa vedere la pagina Wikipedia di Gluscap. Io ho iniziato a piangere, me ne volevo andare con tutte le mie forze. Credo che sia la cosa più spaventosa che mi sia mai successa in vita mia, ragazzi. E questo è il motivo per cui non dovreste mai farvi regalare da Greta Menchi delle tavolette Ouija che poi vi rimangono a casa. Era venuta Greta Menchi e diceva: facciamo questa tavoletta Ouija. Io non la volevo fare, era per un suo video. In realtà molto divertente, infatti alla fine non abbiamo fatto più niente. E mi ha fatto: vabbè, te la lascio. Raga, ho avuto il terrore di quel coso che mi aveva lasciato Greta in casa. Tra parentesi, ti mando un bacio. Appena è arrivata lei, avrei bisogno di te. Ma prendila, prendila, è tua. 70.000 like e giocheremo tutti insieme a Ouija. 80. Ogni cosa ha un prezzo. No, la mia anima c'è un po' più alto di 80.000 like. 100. Ok, forse 100.000. Vediamo cosa è successo. In questo momento là dentro c'è il male. Prendiamo la zucca e incominciamo proprio facilmente a rimuovere la polpa dalla pelle. Che poi senti già dall'odore quanto è dolce. Come sempre, per attaccare il mini pimer avremo bisogno di un momento di buio. Ma visto che siamo in modalità Halloween, questa cosa funziona. Questo qui è il risultato che ho ottenuto, naturalmente lo metterò da parte visto che non mi servirà tutto quanto, ci farò altra roba buonissima tipo la mia pasta alla zucca che farò assaggiare a Valentina. Detto ciò, andiamo con lo sciroppo, che è il vero protagonista della ricetta, è il vero ingrediente segreto della ricetta, quindi andiamo a fare sto sciroppo. Una tazza e mezzo di zucchero, porca miseria, una tazza e mezzo d'acqua e accendiamo il fuoco. Signori, signori, questo qui sta pian piano simmering. Che vuol dire? Sbollicchiando. Simmering. Ogni volta ci sono acqua e zucchero insieme, io proprio... E zucchero, anzi, scusate. Insieme io mi sento male. Questo è simmering. Friccicare. Friccicare. Sì, bravo. Friccicare. Se deve venire uno sciroppo, vuol dire che dopo poi gli aggiungo tutto il resto e lo devo far andare avanti per una ventina di minuti, come dicono loro, finché quindi non andrà un pochino a restringersi. Sì, deve essere un po' vischiosino, deve essere liquido. Aspettiamo. Sarà buonissimo, io me lo sento, sono ottimista. L'anatema ci ha lanciato. Abbiamo aggiunto cannella, zenzero, noce moscata e chiodi di garofano e finiamo con 4 cucchiai di questo purè. 1, 2, 3, 4. C'è 4 cucchiaini di purè. Sì. E tu hai fatto una zuppiera enorme.
Ma non è una zuppiera piena di merda, è una zuppiera piena di zucca. E facciamo andare adesso per 20 minuti. È un po' un mappazzone non bellissimo da vedere, eh? No, non essere così duro. Ragazzi, siamo arrivati a questo. Mostriamo dopo 20 minuti che cos'è che si ha. Mistering sarebbe simmering. Spegniamo il fuoco e finché è ancora caldo lo andiamo a scolare. Ha un profumo incredibile. Li levi quei bastoni, cioè era per dare aroma. Puoi stare sereno, Gianni. È sciropposo, calcolate che adesso è caldissimo. Ti ricorda qualcosa? Sì, è perfetto. È perfetto? Secondo me sì, ragazzi. Ma che cazzo è sto pumpkin spice latte? Mentre aspettiamo che si raffreddi, passiamo a latte, panna e caffè. Sembra. Consistenza perfetta. Com'è? Picchia di spezie. Secondo me è il sapore giusto del pumpkin spice di Starbucks. Andiamo a passare agli ultimi passaggi. Io il caffè non lo so fare. Qui ora io mi perdo. La domanda è: il caffè va schiacciato, va lasciato areoso, va fatta la montagnetta? Va fatta la montagnetta, con la forchetta bucherellato un pochino. Cioè, raga, va fatta la montagnetta e poi chiudi. Una montagnetta. Chiudo, accendo il fuoco. Basso. A questo punto, mentre va il caffè, nel frattempo montiamo la panna. Vai. Seguirti è un casino. Lo so, Enrico mi odia, infatti, sono uno stolto. Tolgo la luce, come sempre. Wow. Latte, veloci, riscaldiamolo, purtroppo non ho pentolini, ma scusami. Io ho questo per montare il latte, non chiedetemi perché ce l'abbia, perché io credo di non aver mai montato il latte e mai usato questo coso, ma sono quegli acquisti compulsivi che a un certo punto nella tua vita ti tornano utili, e oggi è quel giorno. Lo sentite l'odore del traguardo? Stiamo arrivando alla fine, eh? Per me è un successo, io me lo sento. Smettetela di guardarmi, secondo me è vero che sarà un successo. Prepariamoci alla fine, sì, alla devastazione totale. Questo latte sembra caldo. Basta, ok. Il latte sta qua dentro. Piazziamo sopra questo coperchio. Ah, mamma mia! Felice di vederti. Secondo me è troppo latte. Qui veramente è felice di vedermi questo cappuccino. OnlyFans di cucina buttata. Yeah. Ok ragazzi, sto uscendo il caffè, non ci credo. Yeah. Sono due cucchiai, un Oz. Abbiamo tutti gli ingredienti. Abbiamo lo sciroppo, abbiamo il latte, abbiamo il caffè e abbiamo la panna. E abbiamo anche le nostre spezie per il topping di sopra. Le ho buttate. Cosa? Erano qui. Non ci credo. Non posso credere. Ma non sono buonissime, secondo me. Ne faremo a meno. Andiamo avanti. Prima di assaggiare non bisogna mai parlare. 3 cucchiai di sciroppo. 2, 3. 2 cucchiai di caffè. 1, 2. Una tazza di latte montato. Che bello. Mescoliamo. A questo punto aggiungiamo la panna e le spezie. Signori, questo è il nostro pumpkin spice latte. Andiamo all'assaggio. Allora, ne ho visti di migliori. Cioè, la tazza è molto carina, ma non l'hai fatta tu. Bisogna dire una cosa, era latte montato. Abbiamo dovuto aspettare un pochino, quindi cioè ci sta che sia diventato una palude. Ma è normale che sia diventato giallo? C'è la zucca, è arancione. Ma i vostri non erano così? Aspetto, gli do 5. Se fossero state le spezie sopra, avrebbe avuto un valore aggiunto. Aspetto, ho visto la reference e non ci siamo per niente. 4,5. L'aspetto non è invitante, darei un 4. Poi c'è questa cosa qui gialla che è la zucca che mi sembra tipo muffa. Gira senza paura. Ma è orribile, 4, abbasso il mio voto. Non si sente niente. Che buono. Si sente tutto il caffè. Sa di caffè. Sento il caffè. Quindi 4. 6,5 perché il caffè mi piace. Comunque non mi piace, cioè 5,5. E sento delle spezie, quindi 4,5. Non è così terribile. 5,5. 6. 12. Vado con l'assaggio? Allora, forse è un po' troppo dolce. Il pumpkin spice è un pochino più speziato e meno dolce. Però ci siamo. Che buono. Più natalizio che autunnale. Devo dire che il sapore forse è una delle cose migliori. Cioè non è vomitevole. Pensavo fosse terrificante. E tra l'altro, visto che è l'unica cosa che potrò assaggiare che gli assomiglia, va benissimo così. Ti dà idea di stare su un divano con una coperta addosso e fuori piove? 7,5. 7,5. 6 meno. Quanto sei disposto a pagare? Per qualcosa che assomigli un pumpkin
spice latte pure 10 euro, te li do tutti, però poi mi regali il calderone e me lo porto a casa. Se mi dai anche il divano, la coperta e la casa, 800 euro al mese, dai. Se me la offrono, l'assaggio volentieri. Su un divano con la coperta, io non lo comprerei mai e poi mai. Sarei disposto a pagare niente, perché non me la comprerei mai. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, mi raccomando, se farete anche voi il pumpkin spice latte, non riesco a dirlo. Siamo arrivati alla fine di questo video, se farete anche voi il pumpkin spice latte, mi raccomando, taggatemi nelle vostre storie su Instagram, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella delle notifiche, metteteci un pollice in su per il solo per l'impegno e fateci sapere qua sotto soprattutto se siete riusciti ad arrivare alla fine di questo video. E grazie Vale per essere stato nostro ospite. Un bacione grande, ci vediamo giovedì alle 12 con un altro video. Ciao!